Ci troviamo sulle spiagge della costa ionica Regina, dove sicuramente rispetto ad altri posti del paese l'effetto commerciale è meno evidente, ma il paesaggio e la semplicità delle relazioni umane rendono una sorta di esistenzialismo sartriano alla rovescia, dove l'essenza precede l'esistenza. Il nostro tour ha inizio. Quindi sarebbe un posto bellissimo laddove si rispettasse, diciamo così, e si rispettassero anche i turisti, soprattutto che vengono, perché portano benessere, portano delle spese, portano un po' di tutto. Signora, passeggiare sulla battigia in una domenica d'estate è rilassante e piacevole. Bella sensazione, sì, piacevole di rilassamento, un diversivo per chi non abita qui e non vive il mare tutti i giorni. Come ha trovato la spiaggia? La spiaggia è una spiaggia libera, purtroppo fin troppo libera, poco curata, poco seguita evidentemente dalle amministrazioni comunali, purtroppo. Quindi si vede in giro molto, molto degrado anche per le strade, per i paesi. Allora, passeggiare sulla battigia fa bene alla salute, all'animo. Come possiamo descrivere un aggettivo per definire questo inizio d'estate? L'inizio d'estate per me è libertà, libertà, inizio di, insomma, una nuova vita dopo l'inverno, comunque di chiusura, quindi apertura, apertura. Come ha trovato la costa ionica? Allora, la costa ionica io la amo a prescindere, è un po', diciamo, più trascurato del solito, un pochino più sporca, ecco, sì. Sto passando tranquilla, mi sono fatto una passeggiata sul lungomare. Ora sono stanca, sono seduta. Così, è una persona più anziana, diciamo, così non voglio. Come avete trovato la costa ionica Regina? Bellissima, bellissima. Partendo io sono da Reggio, allora da Reggio tutta la Ionica è bellissima. Sono andata a tutti i posti della Ionica, però mi sono fermata a Bova. A Bova è un paese splendido, bellissimo, mi piace molto. Mi piace tutto dal paese, ecco. È anche un po' più pulito, ecco. No, la costa ionica l'abbiamo trovata come l'anno scorso, carina, bellina e anche pulita, soprattutto il mare. E siamo su Bova Marina, che è una bellissima comunità, il comune di Bova è un bel comune. E dobbiamo dire che le spiagge di Bova Marina sono state sempre belle e tenute in ordine. Facciamo i complimenti anche all'amministrazione e anche alle persone che tengono pulito la spiaggia. Quest'estate è iniziata molto bene, e con molta gente che viene su questo territorio, soprattutto Regine e anche qualche turista. Diciamo qualche turista perché ancora i turisti non si vedono, però dal 15 in poi ci sarà molta gente qua su Bova Marina.